Salve a tutti ragazzi, sono Lorcane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato così pimpante. Sì, non c'è nessun motivo, è mattina, sono distrutto e rovinato, ma non importa, voglio rifarmi una partita perché come potete intravedere, ieri con Morosa, e potete capirlo, no, da questa cosa, dal suo avatar, a sinistra in realtà è una sua foto, abbiamo sbloccato Tainted Eden, per cui nuovo personaggio, proviamo subito, l'abbiamo giusto fatta partire per capire come funziona e non l'abbiamo capito. Comunque poco importa, comunque noterete che c'è qualcosa in più, ho fatto un paio di run tutto in doppio in sostanza, abbiamo niente, fatto cose, ma soprattutto abbiamo sbloccato i personaggi Tainted, le seconde versioni, no? Con Isaac siamo divertiti come dei matti, tutto il resto è da sbloccare. Azazel e Eden, da quello che ho capito, ogni volta che prende danno rirolla completamente il proprio personaggio, tutti gli oggetti, tutto quanto, quindi sì, sarà vagamente divertente e sicuramente ad altissima varianza. E si parte, let's go! Obiettivi nessuno, sopravvivere in sostanza, abbiamo un botto di HP e siamo partiti così solo perché volevo farvi vedere il seed che è Donna Gabbana 7 Joy Z3 Z3 Lupin Z3, ok, non era nessuna mia intenzione farlo. Comunque, che oggetti abbiamo? Abbiamo quel coso lì che ha un nome, Shoot the Whoop e Rosary che ci dai 3 HP, quindi bene. 95 di speed, va bene, quindi normalissimo. Tier rate molto buono, damage molto buono, range. Very nice, a mezza stanza, siamo sfigati come nonno Merlino, va bene, e non abbiamo la mappa, perfetto, se dovessimo prendere danno rirolleremo tutti i nostri oggetti, quindi spariamo subito un shoot the hoop, cerchiamo di non prendere danno, e qui non vuol dire che ci riusciremo, però proviamo, è un po' il nostro obiettivo. E, è stato molto divertente sbloccare cose, fare cose, i doppi sono veramente fatti bene, cioè è proprio una figata. Ho trovato qualche bug, credo, per esempio nella Gridiar, se facciamo il doppio e uno dei due muore. Di solito ero io perché l'amorosa prendeva sempre gli oggetti più OP del mondo, se no ti faceva con gli occhioni a forma di cuore. E come fai a resistere? Quando una deforma la sua faccia in quel modo incredibile, ti tocca dire va bene, prendilo tu quell'oggetto fortissimo. E se si muore nella Gridiar non si ritorna mai, è un po' un problema. È un problema, non si torna, si resta quel mitico fantasmino dal volo stanco. Non prendiamo danni qua, che è un po' imbarazzante. No, no, volevo usare quella cosa. Non so se riuscirò da qui, ci proviamo. Esci prima che esploda, niente, non ce l'abbiamo fatta. Volevo fare the play e provare a vedere se magari qui o lì forse ci fosse, non so, una secret room con quella troll bomb, ho fallito miseramente. Questa cosa non mi piace, cos'è betrayal, ma la prendiamo, tanto verrà rirollata al primo danno e non credo manchi molto. Questa cosa fa sì che se i mostri mi colpiscono o li uccidiamo, no, se mi colpiscono potrebbero fare volta cabana e diventare i nostri alleati, instancabili, e aiutarci nel nostro combattimento piuttosto che volerci uccidere, che è una cosa incredibile. Nella nostra missione contro l'arcigna madre, che tanto bene ci volle fin da ucciderci probabilmente, o comunque chiuderci in un armadio, no? Bel danno qui soprattutto, complimenti. Comunque, ok, quando prendiamo danno loro diventano nostri amici. Mi sa che abbiamo Dead Eye, super forte, ok, molto bene, vediamo, c'è modo di vedere gli oggetti, sì, sono lì. Dead Eye è una siringa. C'è modo di sapere che siringa è. Non ne ho la più pallida idea, fa cose, comunque va bene. Dai, è fortissimo e il Dario 12 rirolla le rocce, mi pare, quindi potremmo anche usare a nostro vantaggio. C'era qualche stanza con delle rocce, questa ne ha tipo 2. Non ci interessa, è un Greg tipo 2, un po' come Magic, dove esistevano i mazzi di tipo 2, ebbene sì, quelli un po' per noi sfigatini, senza soldi, che non avevamo le carte super fichissime. Va bene, comunque, dado che rirolla le rocce può essere utile, magari grazie a questo dado troveremo qualche trinket fortissimo, magari c'è un Bard Penny. Hai un Bard Penny gioco? No, non parlo, vedi no. E qualche Tinted Rock, chi lo sa, vabbè. Shop in cui al primo livello si entra gratis, buono sapersi, un HP che vorrei tantissimo, macchinetta delle donazioni un po' sofferente perché sì, Maura, Andrea, abbiamo queste, quindi saccheggiamo la macchinetta delle donazioni per questa partita che comunque è già persa, ma certo, facciamo, l'abbiamo fatta. Allora, Tinted, cioè Tinted, oh, come si fa? Non volevo darti dei soldi, vai via, ladro malvagio, mi hai rubato tutti i miei averi. Va bene, comunque può essere vi. Vorrei vedere se per caso. Fosse per caso qui sotto una secret room, ok, perché ok, già pretty sesamo, non era lì. Questo tizio mi ruberà anche l'ultima monetina, va bene, è così, a volte la varianza è così, e questi tizi dalla faccia triste vogliono più soldi di quanti poi te ne vogliono dare. Sai che probabilmente esploderai? No, in realtà no, perché non abbiamo neanche le bombe. È bello il sicuro lui lì sotto. È complicato spingere queste cose, soprattutto se non, forse intonando un canto marinaresco tipo i pirati riusciremo, no? Perché ci diamo il ritmo.
una carenza. Sto dicendo sciocchezze, sì, ma non mi sembra niente di nuovo. Vai, vai, c'è sicuramente una secret room. Nulla, questa tizia mi ha rubato i soldi e non c'era neanche una secret room. Va bene, non importa. Vediamo se per caso c'è un buon trinket. Gioco, hai un trinket per me? Una petrified? Sarebbe molto buona, early game? No, non me la vuoi dare? Non vuoi dare niente? Non vuoi dare niente, va bene. Niente, quindi non ho la mappa, non ho idea, non ho un soldo, non ho una bomba, non ho niente, non ho. Però The Die che è super forte e se riusciamo a farcelo durare, quindi se riusciamo a non prendere danni idioti come l'ultimo, tra l'altro, cioè non sarebbe male. Trinket che non ci serve nulla, però sappiate che se per caso decidiamo di fare il percorso verso Dogma, ok? Avete presente di cosa sto parlando? Comunque la strada alternativa dove poi ripercorreremo indietro i nostri passi fino a tornare nella casa e non c'era l'item room, vero? Sto andando a cercare una cosa che ancora non abbiamo trovato, eccola qua. Se noi lasciamo dei trinket in questa item room o nella stanza dei boss, al nostro ritorno, quando facciamo l'ascesa, li ritroveremo e saranno modificati in la Cracked Red Key, okay? La chiave rossa spezzettata, che ci permetterà di avere accesso a cose, fra cui le versioni alternative dei personaggi. Te di Eden già l'abbiamo, non è che ci serva molto, ma possiamo aprire strane stanze segrete che, da quello che sapevo, e non so nulla in realtà perché ho cercato di non spoilerarmi, però avrebbero dovuto contenere cose utili per il gioco, in realtà contengono dei mostri assassini che ci vogliono solo che morti, come tanto per cambiare questo gioco. La The Devil, va bene, ho sbloccato un paio di carte nuove, strane, non lo so, devo ancora vederle. The Stars, mi pare, questi tizi, quanto malvagi siete, spostatevi, mamma mia, i bulli di pietra, incredibile. Può capitare di trovarne, per esempio, nell'antica Roma, e sono conservati perfettamente come delle statue. Qui potrei usarla qui, anche se non sembra un posto fantastico, no? C'era una stanza con più rocce, ma se dovessimo trovare una barile TNT qua sarebbe comodo. No, nessun barile TNT utile. Per trovare una secret room, no, non è successo. Va bene, questa cosa possiamo romperla, sì, con molta pazienza e un po' di mira, cosa che non ho evidentemente. C'è modo, lo so che c'è modo, me lo sento che c'è modo. Ok, c'è un modo pazzesco, sappiamo mai che si trovi qualcosa, no? Perché niente, ok, assolutamente nulla, quella cosa non si può raggiungere, è ora del boss. The Devil ci darà un po' di damage up, che è cosa che farò, anche perché questo boss mi sta veramente antipatico, cioè dire che abbiamo un discreto danno, quindi magari riusciremo a non prendere danni idioti e sì, cioè riusciremo, non lo so, poi questa cosa mi protegge, quindi c'è una super sinergia, guarda, siamo fortissimi, easy game, va bene, okay, senza danni, grandissimo. La chi ci dovrebbe dare? Non ho chiavi, vabbè, quella cosa mi darà delle chiavi, che fortuna. Proviamo a caso, non ho un obiettivo definito in realtà, perché non ho fatto assolutamente nulla, abbiamo sbloccato ieri Eden, quindi tutto va bene per fare achievement, cose, sbloccare cose, fare cose, e quindi potremmo fare la strada alternativa, ok, questa qui, boom, dammi la mia chiave, due chiavi in HP è perfetto. Non c'è altro da fare in questo livello, mi pare, non abbiamo nulla di utile, non abbiamo bombe, quindi secret room non le possiamo cercare, non abbiamo chiavi, va bene, andiamo, let's go, direzione The Mother, ok? L'altra volta non siamo riusciti a entrare qui, nell'unico altro video che vi ho inflitto di The Banana Vice, che non siamo riusciti perché non avevo chiavi, non sapevo nulla, quindi va bene, GG. Ho scoperto che effettivamente il gioco è abbastanza basato, insomma, componenti extra, la parte extra, sono effettivamente basati sulla mod che era stata fatta dai fan, credo, e quindi sì, questo livello che stiamo facendo e le miniere vengono prese da lì, forse anche quello dopo. Andrei subito qui, sì, perché sono scarso, ok, allora 5 bombe, va bene, anche se forse è un oggetto attivo questo, sì, è un oggetto attivo, quindi la bomba è riutilizzabile, ma non mi dispiace affatto, sicuramente mi può fare più comodo di quello. Vorrei cercare già una secret room per non sprecare cariche, potrebbe essere qui, immagino, quindi usiamola qui. Vediamo se per caso è lì, mai una gioia in sostanza, se partiamo bene comunque. Probabilmente è migliore questo, certo, probabilmente anche, visto che di danni ne prenderò un bel po', e mi dispiace perché questo oggetto è super forte, cioè è dai che fa sì che ogni volta che colpiamo con precisione e di fila, a ripetizione, insomma senza mancare bersaglio, prendiamo un damage up e siamo super forti. Damage che ci dura fra l'altro per l'intero schema, no schema, sempre in sostanza perché non sbagliamo. Non so se si trasporta anche agli schemi successivi, ma insomma qua faccio un po' da tizio. Perché ce l'hai con me? Non lo so, perché sono piccolo e brutto. No, proprio lì doveva andare quella chiave. Non posso uscire, a meno che... Avete mai giocato a FIFA? Vediamo se avete mai giocato a FIFA. FIFA! Vai via! FIFA! Non sulle punte? Ok, perfetto, così. E vorrei vedere se per caso qua c'è una secret room. Sarebbe comodo per entrare nello shop gratuitamente. Oh, ma mai una gioia, davvero.
Allora proviamo subito anche qui. I fuochi blu danno veramente pochi HP rispetto alla versione precedente. Finalmente abbiamo trovato una Secretos. La bomba dorata! È il momento di dare spazio ai nostri istinti distruttivi e spaccare tutto quello che c'è in questo gioco, sostanzialmente. Molto bene, poi non credo spaccherò proprio tutto, però quel che si può, si fa. E tipo, queste cose non so se possono droppare cose utili, magari, non so, un trinket, così come le altre cose che possiamo droppare nel gioco. E possono lasciare delle sanguisughe fastidiose a quanto pare, ma molto comode se vogliamo perdere peso in fretta e non abbiamo troppo a cuore, insomma, la durata della nostra vita. Suppongo una volta hanno usate come medicina tradizionale ed era la miglior medicina che si potesse immaginare di poter ottenere. E scappiamo. Cosa sei tu, carta? Chovarz raddoppierà i nostri cuori rossi, può essere utile, magari troviamo qualcosa su cui usarla, Demon Beggars o qualcosa del genere, chi lo sa. Queste cose possono ancora dare dei cuori, in teoria, cosa che non sembra vera, e invece è vero, e lo prenderò subito perché tanto se non moriamo. Una chiave, entriamo nel negozio? Ma certo, fratello, The Blank, Blanket, Worm Blanket, non è male, ci dà uno scudo per i boss e un HP, sostanza appena lo prendiamo. Non so se voglio saccheggiare la mia macchinetta qua, sì, probabilmente lo farò, quindi prima gli donerò un soldo, a quanto pare. Proviamo a vedere se troviamo qualche altro soldo prima di saccheggiarlo ulteriormente, perché già è presa male. Ecco, una differenza, la moschina, questa dovrebbe essere buona in realtà, non so bene, vorrei prendere dopo con Eternal Heart, dammi la moschina. Flame Protector, ok, credo, come tutte le mosche farà danno, ma ho l'impressione che faccia un botto di danno, è un po' vicino come orbitale e è un po' veloce come rotazione. Questa pillola è doppia, no? Quella cosa la voglio prendere dopo, l'Eternal Art, se riusciamo a portarla alla fine senza prendere danno ai cuori rossi, ci darà una caviglia, cosa buona, lì non poteva esserci nessuna Secret Room, ma ho cercato lo stesso. Usiamo le Battle Bombs, visto che sono gratis, no, sono infinite, tanto vale utilizzarle anche per combattere. Qui potrebbe esserci una Super Secret, e c'è effettivamente. Cosa mi doni? Cuori a go-go, interessante, se dovessimo trovare una macchinetta delle donazioni o qualcosa di utile, devo attendere sangue, perché faremo un sacco di soldi, ma sarà improbabile, vista la sfiga totale. Pillole le proviamo dopo, hanno aggiunto delle pillole nuove, e non lo so, vedo che bene o male mi hanno fatto dei danni. Cricket interessante, ogni volta che prendiamo danno ci darà un HP, cioè un HP, una monetina in realtà, o uno più in realtà, dipende dalla nostra fortuna, che non è altissima. Cos'è successo con la mosca? È impazzita. Voglio spendere un cuore per questa cosa? Forse sì, perché non abbiamo molte risorse. The Fool ci porta all'inizio del livello, va bene, consideriamolo utile in qualche modo, anche se non credo, a meno di non trovare una stanza maledetta, che è quella con le punte, se per intenderci, che credo sia stanza maledetta, della Cursed Room, non lo so onestamente, non conosco la terminologia di questo gioco, dovrei studiarlo per diventare bravo, capace, forte e vincere ogni run, cosa che ovviamente avete visto dal mio meraviglioso streak meno uno, non accadrà tipo mai. Non sto più usando l'oggetto attivo, ma abbiamo bombe limitate, quindi tanto meglio. E abbiamo già trovato le Secret Room, non ci interessa granché, non mi va di spaccare tutte le rocce, però potrebbe esserci un passaggio, quindi magari sarebbe cosa comoda da fare. Vediamo un po', Eternal Art, lo shop con Blanket, la capilla, stanza del sacrificio, ma abbiamo troppi cuori. Andiamo al boss, che è, Mr. Rain, ti darò un po' di bombe, visto che le abbiamo, e funziona alla grande, ce l'abbiamo aperto questo tizio. Allora, se rifiutiamo il patto col diavolo, cioè neanche ci entriamo, siamo garantiti di avere un patto con l'angelo al prossimo livello. Ma vogliamo farlo? No, andiamo qua. E super buono in realtà. Allora, voglio volare? Sì, mi piace l'idea di volare, quindi prenderò a volare. Questo meraviglioso momacino, che una volta era fortissimo, era decisamente più forte prima. È vero che abbiamo un botto di cuori rossi, per cui quasi quasi lo voglio prendere. The Shade no, ti prego vai via, lo prendiamo, sarà la mia rovina questa cosa, però questo tizio adesso, prima una volta, no, dava un sacco di cose buone, dava dei meravigliosi, un sacco di cuori blu, no, adesso sembra meno intenzionato a farlo. Intanto la mia casa intelligente mi avverte di cose che ho dimenticato, per cui non sarà certo lei a far sì che io mi ricordi in futuro. Ok, sì, devo costruire una cosa stamattina, ma non ho tempo per farlo. Sto giocando, gioco, non so starci. Allora, facciamo raccogliere tutti i cuori e poi scappiamo da questa stanza, perché se Dark Bam dovesse darci cose in quella stanza, se dovessero essere cuori, saranno solo cuori rossi. Davvero, non mi dai niente di utile. Ok, una HP, grazie, te ne ho pagati tre per averne uno, non benissimo. E Strength. Gambiamo un po' di pillole? Ma sì, ovvio. Partiamo con Lockdown, bene, eravamo già messi male. Range up, va bene, questa può essere utile, va bene, grazie gioco, c'è un'altra capita, molto bene.
le tavole, farà delle bombe che non ci servono. Strength, va bene, un HP che può esserci utile. Questo è il tap, il tap è super buono. Lockdown, no grazie gioco, ti ringrazio. Prendiamo l'HP, ma sì, facciamolo. C'era da prendere qui qualcosa. Voglio Blanket, in realtà anche no, perché verrà rirollata. Ma sì, dai, Emran per YouTube, saccheggiamo la nostra macchinetta. Vorrei anche quell'HP, grazie gioco. Me lo serva per favore con contorno di... non lo so, di salsa di banane, probabilmente, sempre buona la salsa di banane, immagino. Non so perché dovrebbe farlo. Comunque prendiamo questa che ha un HP, prendiamo questa che ha un HP, non abbiamo più un soldo, solo gioie. Vogliamo prendere altri 5 soldi? Forse sì, non sono sicuro di come funzioni qua. Ma una volta, se si scendeva con 5 monete al prossimo livello, l'ho distrutta questa macchina, c'era la possibilità che spawnasse, che comparisse una... questo lo vogliamo, no? Prenderlo tutto Darkman. Che comparisse una arcade, no? Quindi possiamo poi gamblare per i massimi. Perché non gamblare un pochino in un gioco dove finalmente non si vincono e non si perdono soldi? Direi che scenderemo comunque con il nostro Reusable Bombs. C'era altro in questo livello? No, ok. Cerco di prenderlo un po' lungo questo livello, solo perché prenderò anche questo, solo perché abbiamo 0 chiavi. Qui c'è una chiave, quindi va bene. Oh no! Non ci ho pensato, ha rirollato la nostra build. Sì, va bene, allora abbiamo. Beh, Cricket Head, benissimo, super forte. Abbiamo Quarter che però non ci ha dato dei soldi, quindi grazie gioco. Quello cosa rossa lì, non so cosa sia, probabilmente è quello che fa che per ogni danno che prendiamo o per ogni nemico punto che ci diamo ci dà il bonus. Abbiamo questa cosa delle lacrime elettrificate molto buone, non so cosa sia quella cosa rossa, forse è quello che ci rende spaventosi e i mostri scapperanno. Sacrifice al Dagger fighissimo, ma come vedete hanno aumentato un sacco la velocità di rotazione, quindi non ero capace di usarlo prima, non sono ancora peggio adesso. Probabilmente, beh, Algis sicuramente buona, ce la portiamo giù. E ha rirollato per caso l'intero livello, non lo so, è la prima volta che uso Eden, scopriamolo. No, questo era un lockdown prima, un lockdown anche adesso, non credo quindi che rirolli le cose. E abbiamo il Book of, come si chiama? Shadow? No, quello insomma che ci dà un breve periodo di invulnerabilità. Questa era The Fool, andiamo giù con Algis, che ci rende un po', ci dà un altro un po' di vulnerabilità, mi pare, per un po' di tempo, forse, non lo so. Comunque, 20 minuti, siamo al terzo schema, non benissimo come durata, grazie per questa capita. Abbiamo perso Dark Bomb, che abbiamo pagato così tanto. Ma era normale, non ci ho pensato, in realtà è stata veramente una cosa terribile rirollare la nostra build. Allora, molto bene perché insomma, Cricket Head è fortissima, è sgravata, è rimasta fortissima, ti dà damage up e un moltiplicatore sul nostro danno, quindi solo gioia in sostanza. E anche il libro in qualche modo si può usare. Qui per entrare serve un solo cuore, ok? O blu o rosso o nero, non importa, ma un solo cuore. E non so se nella modalità normal sia differente. Noi ovviamente giochiamo in hard, cioè non esiste la modalità normal, no, per noi folli, persone che credono di essere capaci di giocare questo gioco. No, no, non sono assolutamente capace, anche se ho più di 1000 ore a quanto pare in questo gioco. Una sola chiave, item room, non so, interessante. Entrerò nell'item room, è sbagliato, dovremmo entrare prima nello shop. Abbiamo Cursed Pitorzico, che non mi piace neanche un po', non lo prenderò. E un oggetto sconosciuto, va bene, che tanto in caso verrà rirollato, per cui non credo sia un problema. Probabilmente, ma potrei chiaramente sbagliare, sarebbe meglio prendere lo specchio. Ho scoperto a cosa serve e incredibilmente non va distrutto con una bomba, che non è quello il suo scopo, a meno che a voi non piaccia distruggere gli specchi, allora il suo scopo è mantenuto e rispettato. Ma invece possiamo, vedrete, se sopravviviamo abbastanza lungo vi mostrerò cosa serve. Qui stavo per prendere danno, credo, ma Sacrifice Dagger mi ha salvato, quindi grazie, oggetto utilissimo. Devo fare anche attenzione quando apro queste chest, perché hanno messo le chest Spiked, e chi c'è qua? So che c'è un tizio, lo sapevo, io che c'era qualcuno che vuole tirarmi i secchi, perché lo fai? Questi tizi sono malvagissimi, non so se in normal sono più lenti, ma in hard sparano veramente in fretta. Mi piacerebbe sicuramente avere una chiave per entrare lì. Questo fuoco, ricordatevelo, ci sarà utile fra poco. Decisamente utile fra poco e utile alla nostra morte, perché ci trasformeremo in The Lost per un breve periodo e quindi sì, potremo morire ancora più facilmente, perché almeno per adesso di HP ne abbiamo abbastanza, di bel danno lì, quindi rirolliamo ancora la nostra build. Non so neanche cosa mi abbia preso, ma sì, questo tizio butta dell'acido per terra o delle cose. Allora, reroll della build, cosa abbiamo? Abbiamo Incubus, questo tizio, abbiamo le controller tiers, figata, quindi non male, che credo sia l'oggetto che fanno adesso. The Mark, quello è questa cosa, non so, è Scorpione forse, oppure l'altro. Tears Up, le bombe così, ok, e la...
Moschetta. Non so se Eden si ricorda delle cose prese precedentemente, quindi se ci darà la trasformazione, no? Cioè, se noi prendiamo per esempio tre oggetti delle mosche, ok, tre mosche, possiamo diventare Belzebù, quindi guadagnare volare permanentemente. Il discorso simile per le... simile, ma non qua. Questa cos'è? È la Bibbia? È quello che ci dà volare per una stanza? Potrebbe essere un oggetto interessante, ma non credo valga 15 monete. Comunque credo possa aver senso prendere tanti oggetti passivi proprio per vederli poi rirollati ogni volta che prendiamo danni. Rirollati, quante R ci sono in questa parola? I generali ricarichino i loro orologi, che so pronunciare le R ma non bene quanto una persona normale dovrebbe saper fare, quanto pare ho una vaga dislessia dominante. Allora siamo pronti al boss, abbiamo Judgment. Non abbiamo trovato nessuna secret, c'è il boss, potremmo andare al boss. Probabilmente, fra l'altro, era meglio andare per le Angel Room, che non richiedono cuori, quando andiamo a prendere questo tizio, non mi piace neanche un po'. Userò Game Boy Kid, questa cosa che ci dà questa... è fortissimo, fra l'altro, l'hanno reso fortissimo. Molto bene per noi, suppongo, che magari non prenderemo danno e vedremo rirollata ancora la nostra build. Da dove compari? Sei malvagissimo, ma sei anche morto, quindi ti rende meno malvagio del previsto. Meat, quindi HP up, damage up, va bene, prendiamo. Buono, senz'altro. Questo era da prendere prima di scendere, così da ottenerlo senza prendere danni. Allora, capiamoci un attimo: se dovessi usare Judgment e mi dovesse dare Demon Bagger, immagino di rirollare la build ogni volta che prendo danno. Quindi, forse questo è proprio il massimo. Dammi dei cuori, delle pillole. Mi vuoi bene? Al down, non bene. Ah, il down, quindi prima abbiamo usato il tap, ma in realtà era un health down, ma non avendo noi cuori blu, rossi, si è trasformato, no? Questa pillola è un po' un disastro. Allora, cosa vogliamo fare? Vorrei entrare in quella secret room, sì, in quella cursed room, però probabilmente preferirei avere un modo per teletrasportarmi fuori, perché sennò potrebbe essere la nostra fine, ma lo facciamo lo stesso, perché siamo consapevoli della nostra forza, ok, quindi trasformiamoci, no, non di qua veramente, mi serve il fuoco che tutto brucia, soprattutto brucia la nostra vita, ed è comodo se per vita intendete il vostro, la vostra pancia e siete a dieta, allora sì, brucia pure la mia vita a gioco, se no è un po' meno comodo, ma in questo gioco è malvagissimo. Tutto fa brodo? No, il brodo, non credo che farei brodo di Incubus. Allora, entriamo qui, ora siamo The Lost, finché per un po' di tempo moriremo probabilmente, no, non moriamo, ok? Siamo The Lost e via. Grazie al fatto di essere The Lost abbiamo Elemental, quindi voliamo. E siamo tornati normali, non so come mai, non lo so, ignoro, quindi riprendiamo il fuoco. E grazie a The Lost, questa trasformazione, no? Che dura finché non completiamo una stanza nel mondo normale, e completata una stanza torniamo a essere personaggi di prima, oppure se entriamo in questo specchio come The Lost, buia, è il mondo al contrario, vedete anche dalla mappa, che è al livello di prima, ma al speculare. Ora, se moriamo qua, siamo morti, no? Conserviamo i nostri HP, ma... non ci servono durante questa trasformazione, non possiamo aumentarli. Se dovessimo entrare nella cursed room, nella stanza che vedete là in basso, sarà vuota, quindi non è un granché, non è molto utile. E credo anche le secret room possano essere vuote se ci entriamo. Abbiamo comunque un po' di invulnerabilità. Comunque nell'item room troveremo sempre il primo pezzo del coltellazzo, che è una cosa utile per poi avanzare con le nostre esplorazioni e far fuori The Mother. Ma non credo, lo vedremo in questo. Questa run sarebbe molto improbabile, ma chi lo sa, magari rirolla in cose fantasticamente forti e ce la facciamo, tutto può essere. Però il TS devo abituarmi, è figo, senz'altro, ma non sono capace di usarlo, quindi è meno figo di quanto sembrerebbe. Questa stanza è molto pericolosa, ma super pericolosa, però no, a quanto pare sono talmente un pro che nulla può danneggiarmi, oppure sono talmente forte. Ah sì, qui c'erano i malvagi. Vai via, malvagio, malvagissimo. Non siamo messi così male, eh? Ok, lo shop dovrebbe essere sempre vuoto, dovrebbe esserci tipo un omacino e la macchinetta delle donazioni, anch'essa al contrario. Infatti qui è, invece che essere donation, è Noitanod, ok? Vabbè, so leggere al contrario, quindi probabilmente non so leggere, è per quello che non so leggere, non ho problemi di altro tipo. Ok, va bene, grazie, so che mi hai dato fiducia nella mia... non ha un nome, non conosco neanche le parole, ma è lo stesso. Allora, ricordiamoci che abbiamo Game Boy Kid, come si chiama quella cosa, che ci darà un po' di possibilità anche di far fuori il boss. Il boss non è indispensabile, cioè non è necessario farlo per quello che vogliamo fare, cioè nel senso che per farlo o no ci darà un oggetto che fra l'altro poi verrà rirollato, quindi non è proprio il massimo delle gioie, e in più potremmo morire, no? Quindi probabilmente non è proprio il massimo. A noi qui basterebbe raccogliere
raccogliere il primo pezzo della chiave e andarcene. Ma io sono un masochista, so che questo boss è pure complicato, ma abbiamo comunque questo che abbiamo visto prima fa malissimo, quindi ne approfittiamo e lo facciamo tipo fuori subito, grandissimo. Questa cosa dà qualcosa sulle lacrime, tipo diventano più grandi, forse? No, Tears Up e basta, ok, dico sciocchezze. Tears Up 06, molto buono, molto bene. E vogliamo fare altre in versione dell'host qui? Allora, la stanza maledetta in basso è vuota. La stanza segreta, se anche dovesse esserci, sarebbe vuota, quindi tanto varrebbe cercarla nell'altro mondo, in sostanza, nell'altro mondo. E quindi, torniamo indietro attraverso lo shop, lo specchio, così come Alice fece, no? Avete presente che Alice, no, fece in quel senso, anche se ambientato in Isaac, fece, può essere letto come poop, probabilmente, ma ok. E tutti avete letto, no? Lewis Carroll, quindi sapete di cosa parlo, su, oltre allo specchio. Allora, Secret Room potrebbe essere qui. Abbiamo 7 bombe, sì, può essere qui, potrebbe essere anche a destra. Preferisco provare a sinistra, così magari entriamo nella boss challenge. Era proprio qua, che numeri. Benissimo per questa HP. Charge qui, va bene, volentieri, grazie, gioco. E voglio andare a vedere, sì, cosa c'è qui. Visto che sennò non potremmo entrarci, qui c'è sempre un oggetto, sempre garantito un oggetto, e però sì, normalmente non ci si può entrare. Lo prenderò perché è un oggetto passivo, quindi poi rirolleremo qualcosa in più. Non è proprio un granché, nel senso che ci tocca far fuori due boss del livello e potrebbero farci più danni, no, di quello che abbiamo guadagnato. Abbiamo guadagnato una HP alla fine, non è che abbiamo guadagnato così tanto. Rainmaker, boss fichissimo, ma a quanto pare davanti alla poderosa Eden è un altro boss fichissimo, non so se l'abbiamo mai visto, non credo, ma in realtà sarebbe forte, ma siamo talmente sgravati a quanto pare, forte, insomma, è forte finché non conosciamo i suoi pattern di attacco e cose che possono aiutarsi a non prendere danno. E via, muori, creatura fantastica, fenomenale. Una bomba, bene, va bene, verso il disturbo. Quale disturbo? Stiamo giocando, stiamo divertendo come dei matti. Usciamo, andiamo al prossimo livello. Sì, abbiamo due bombe per andarci. Sì, ho sbagliato strada. Non credo di volermi portare via la Bibbia. Suppongo che Game Kid sia migliore. No, forse è migliore la Bibbia perché ci darebbe volare e ci permetterebbe di raccogliere cose. Credo possa ancora uccidere la mamma in un colpo. Non so, The Mother, quindi la versione 2 della madre. Non credo la si possa uccidere in un colpo. Sarebbe un po' esagerato, forse, va bene. Andiamo in delle mines e si va a cercare il secondo pezzo del knife. Ok, mine knife non fa neanche un po' rima. Non so perché mi stupisco delle parole in ordine sparso. Abbiamo Arcade, ecco, adesso qui non so se usare questo, potremmo usarlo probabilmente con Game Kid e forse lo faremo, e lo facciamo, sì, certo. Adesso che abbiamo un periodo di vulnerabilità possiamo prendere un po' di cuorici, di monetine, basta, prima di prendere danno. Suppongo che usarla normalmente e prendere danno ai cuori rossi per dei soldi possa rirollare la nostra build, non so se il danno volontario rirolla, probabilmente lo farebbe, quindi lo scopriremo sicuramente, perché ci mancherebbe solo che non voglia rirollare la mia build tipo 10 volte, ok? Magari poi avremo una build talmente buona che non se ne avrò più bisogno di essere rirollata, chi lo sa, qualcosa che ti rende immune ai danni. Questi non sono complicati, quindi prenderò danno, no, per aver detto questa cosa arrogante, no, facile. Allora, capiamoci un attimo, siamo qui, qui sopra non può esserci una secret, questa è una challenge normale, non ci serve troppo adesso prendere due ceste grigie. Questi tizi non so se li ho mai visti, cioè questi qua che scavano sì, quei cervelli di rimbalzini forse non li ho ancora mai visti. Non ho molta esperienza come si può notare in questo gioco e va bene, però devo dire non abbiamo preso poi così tanti danni, avrei detto molto peggio. Teste matte, teste bionde, teste pure al metterne bionde, ma sono altri che non ci interessa. Allora, boss, abbiamo 70% di patto, non abbiamo ancora preso danni fuori rossi. C'è una stanza lunga, quindi forse è quel boss un po' speciale che c'è qui. Andiamo a vedere se c'è lui. No, in realtà è solo un boss doppio, che tra l'altro odio, perché è il tizio che serve tirargli le bombe per potergli fare danno. Ci ha rirollato. Ok, era più che normale che sarebbe accaduto. Non so bene cosa è accaduto, quindi non so che build abbiamo, non so niente. So che sono un po' in difficoltà in questo momento, ma forse riusciamo a farlo fuori. È morto subito in realtà, super grano, quasi morto, però non importa. Allora, questo boss in particolare è immune ai danni finché non lo facciamo esplodere. Buon per noi che... no, da dove passo qua? Non posso passare, c'è una bomba? Sì, grazie gioco, c'è una bomba. Fammi passare da quell'altra parte, va bene. Quando riusciamo a colpirlo con una bomba... Ah, ma c'è... c'è Succubus, si chiama quel coso, molto buono. Fa cose utili, ma non posso vedere ogni volta gli oggetti, anche perché non li conosco assolutamente tutti, soprattutto non conosco gli oggetti nuovi. Comunque, ci ha rirollato di nuovo, bene. Cioè, bene no, cioè, bene sì, in realtà non so cosa abbiamo. Abbiamo una cosa orrenda, pare, ma abbiamo Little Brimstone, quindi... Ci penserà lui, no? Il nostro macino a vincere per noi. E devi morire? No? Quanto abbiamo di terrate? Non riesco a cercare nulla. È un po' un disastro. Muori prima di ricaricarti, ok. No, c'è ancora qualcosa da dire.
Una squadra a croce, va bene. Questa cosa dà un più 1 tipo alla nostra statistica più bassa, lo prendiamo, è un oggetto passivo, e ci ha dato più 1 al danno. Buono sapersi che il danno è la cosa più bassa che abbiamo. Diavoli, cose, va bene. Krampus, che spara in diagonale, evidentemente lo strabismo colpisce anche i demoni del Natale. Krampus è quel demone, non so onestamente chi sia Krampus, ma è l'anti-Natale, suppongo. Non farmi male, va bene. E non farmi ballare col tuo... Anche quei cosi sparano, tra l'altro, molto bene, suppongo. È divertentissimo comunque il Dark Eden, mi piace un sacco. Lamp of Call, fantastico, giusto quello di Krampus, no? Perché se è il Babbo Natale cattivo e il bambino è cattivo, giustamente prenderà un po' di carbone. Poi mi chiedo, ma perché Babbo Natale cattivo dovrebbe punire i bambini cattivi? Cioè dovrebbe premiarli, no? Bravo bambino, sei stato cattivo, meriti un premio. Queste bombe sono bombe infinite. Cosa abbiamo? Adesso andiamo a vedere cosa abbiamo tra i nostri oggetti. Abbiamo... Non lo so. Quello che non lo so cosa sia, non lo so. PhD? No, non è PhD. Non so nulla di questi oggetti. Abbiamo volare. Stiamo volando. Questa è una buona cosa, va bene. E Lamp of Call abbiamo appena preso. Quello, ok. Abbiamo l'oggetto che è... Cos'è? Il terzo da qui, che se prendiamo danni c'è la possibilità di mandar giù il trinket, quindi renderlo permanente. Il trinket, questo non so bene cosa faccia, cioè immagino dia un po' di possibilità di patti col diavolo in più, forse più possibilità di trovare patti, cioè patti cuori neri, forse, ma non so, forse dico sciocchezze, anzi sicuramente dico sciocchezze, ma non so se in questo caso è una sciocchezza in particolare. Comunque lo tengo, mal che vada lo mandiamo giù, penso potrebbe essere un problema. Ecco, mi raccomando, se avete trinket particolari, come che ne so, è la left hand, la mano rossa, quella che trasforma tutti i chest in cesti maledetti, magari forse la vogliamo, non la vogliamo mandare giù, potrebbe non essere una gran cosa. È un oggetto molto utile, no? Se ci pensiamo, magari lo prendiamo, lo troviamo, lo lasciamo giù nella prima stanza, esploriamo senza aprire le ceste grigie. Quando troviamo le ceste grigie, andiamo a riprendere left hand e andiamo ad aprirle. Potrebbe darci qualche oggetto in più, probabilmente. Ma magari non è proprio il massimo di partenza. Non prendiamo danni qua, va bene, senz'altro. Abbiamo un terrate imbarazzante, anche il danno non è un granché, ma non importa. The Star ci riporta alla stanza degli oggetti, va bene. Ci farebbe anche risparmiare una chiave in caso, va bene. Dovremmo trovare, non lo so, potrebbe essere una buona idea, se dovessimo rirollarci in qualcosa di terribilmente osceno e orrendo, tenerci, che ne so, una bomba per auto-infliggerci danno, così da auto-rirollarci. Sembra una strategia avanzatissima. Una runa, è una runa buona. Anso ci dà la mappa. La userò adesso, sì, senz'altro, così si dice anche dove sono le stanze segrete, va bene. C'è un è pieno di rune qua, Blank Rune. Blank Rune dà l'effetto a caso di una runa, quindi può accadere un po' di tutto. Potrebbe essere un Pertro o questi tizi. Allora, se sono con la faccia come questo, con la faccia un po' arrabbiata, e quando esplodono andranno in diagonale, ok? Quindi tipo adesso, se riusciamo a colpirlo, colpiamoli, esplode in diagonale. Questi altri tizi esplodono a croce, ok? Quindi siamo geniali. È una croce anche l'altra, ma è posizionata diversamente, va bene? Una in più, una in per, va bene? Abbiamo delle bombe fichissime. Deve essere l'ultimo oggetto lì che non avevo ancora mai preso, a quanto pare. Cuore preso subito, non voglio neanche pensarci. Abbiamo 7 bombe, per cui probabilmente voglio usare una bomba invece di una chiave. Forse no, perché le bombe sono fortissime a quanto pare e non fanno danno a noi. Bene, quindi userò tutte le bombe del mondo. Allora, direi che qui ho un po' un dubbio, perché vabbè, abbiamo una chiave. Perché possiamo uccidere questo tizio? Beh, non facciamoci troppi trip mentali. Uccidiamo questo tizio e poi useremo una chiave. No, beh, useremo una bomba, visto quante bombe abbiamo trovato. Per accedere al negozio che con 27 monete donerà solo gioie e piacere. Questa bomba è fortissima in realtà e sarebbe da considerare come fonte di danno principale. Allora, questa cosa qui dovrebbe far sì che il nostro oggetto attivo si possa caricare mano a mano che uccidiamo gente, forse. Lo prenderò, principalmente perché è un oggetto passivo, quindi mal che vada lo rirolliamo qualcosa di divertente. Questa runa non so cos'è, sarà tipo un Eldown, non lo so, non abbiamo trovato nessuna runa, questa pillola. Blank Rune la teniamo, la stanza del dado, adesso andiamo a vedere cos'è. Può essere interessante, sarà una run lunghissima, fra l'altro. E fra l'altro non è che sia in vacanza tecnicamente oggi, no? Avrei da fare, ma a quanto pare non importa. Students che aspettate le risposte ai vostri messaggi, arriverò, tranquilli. Venerdì la prendiamo un po' più comoda del solito, perché non lo so, perché mi piaceva troppo l'idea di farmi una partita even, ragazzi, sbloccata ieri. Fra l'altro confermo, doppio divertentissimo,
se avete un'amorosa un po' nerd, che a quanto pare anche lei apprezza i giochi, fatelo, perché cioè fatelo, no, fatelo, giocateci assieme, perché è veramente carina la modalità coop, cioè molto migliore, si può dire, migliore è un superlativo assoluto, non si può, non può essere molto migliore, no, si può essere, dai. È come dire errore, no, è una cosa oggettiva assoluta, per cui in teoria non esiste un grande errore, un piccolo errore, ma immagino che costruire un ponte sullo stretto di Messina in bocca a qualcuno perché il dentista fa il ponte sbagliato sia un errore di base. Allora, rirollare la nostra build sembra divertente. 0-4, facciamolo. Abbiamo rirollato a caso e di nuovo, ah, si può dare ancora gli stessi oggetti che si era dato prima. Abbiamo Lazarus Rug, Binky, cose, tier rate, danno scarso, non bene. C'è un disastro questa cosa, prima almeno avevamo Little Brainstorm, abbiamo questo coso, cose insomma, va bene, non posso ogni volta dirvi tutti gli oggetti, anche perché non riconosco tutti gli oggetti. Mi secca un po' che ogni volta che si dà il quarter, quindi 25 cent, non ci dia niente di buono. Questo è un oggetto attivo, non so cosa fare dallo 7, forse rirolla i nemici, prenderò l'oggetto a caso, che è Little Monstro. Ok, Little Monstro è molto buono, fa questa cosa che ci permette di portare avanti la nostra run in qualche modo. E va bene, allora, un po' un disastro, ve lo dico ragazzi, non siamo messi bene. Allora, credo che sia il momento, a quella cosa in alto a sinistra, l'oggetto attivo, la Gold Razor, dovrebbe farci spendere dei soldi in una stanza e darci un po' di damage up per quella stanza, ok? Cioè spendiamo soldi e diventiamo un po' più forti. Siamo lentissimi più che altro, quindi vediamo se ci rirolla anche questa cosa. Sì, ci rirolla anche fare questa cosa. Oh, direi che visto che qua abbiamo degli oggetti pazzeschi, cosa abbiamo? Brimstorm, Abadabadindol, no, Abaddon, The Market, Tears Up, un sacco di roba buona, super buono. Teniamola senza rirollare, magari ci porterà bene, cioè ci sta portando bene, nel senso che per ora ha rirollato in cose fortissime. Abbiamo Trinket, questo è Calli, quindi dovremmo essere immuni alle punte per terra, alle schifezze per terra, le cose che ci fanno danno per terra. Non credo che andrò a vedere lì, prenderei danno inutilmente e si va, prossimo livello. Sarà divertente con sarà divertente in generale, mi sto divertendo un sacco, Iden è pazzesca. È probabile che prima o poi la nostra build verrà rirollata in qualcosa di indecente che ci farà morire in maniera più orribile del solito. Tizio, guardami, sono io, voglio uccidere, se no non posso ucciderti. Ok, prendiamo cose. Prima o poi la nostra build diventerà talmente orrenda che non potremo salvarci in alcun modo e moriremo, ma... Oh, voi siete spaventati da me? Sì, abbiamo di nuovo la cosa che impaurisce i nemici, va bene. Fighissimi questi fantasmi, ve lo dico, cioè, sensazionali, rendono tutto molto creep ed è tutto molto bello. Almeno se vi piacciono le cose creep, suppongo. Bristol è fortissimo. L'hanno leggermente nerfato, se vedete adesso dura molto meno nerfato. Poi in realtà l'hanno più che altro ribilanciato. Ok, grazie per questo reroll. Va bene, abbiamo preso danni, GG. Questo bottone in mezzo fa sì che si uccidano tutti i mostri, no? Nel livello. Ora che ci penso, visto che avevamo Kallus, no? Quel trinket, potevamo tranquillamente passare in mezzo e uccidere questa cosa, ma fa lo stesso. Il dado 1, quel dado che vedete là sopra, raddoppia qualcosa per terra. Tipo, se lo uso qua, darà una chest. Eccola qua, dato una chest. Andremo anche a raccogliere, sì, perché no? Allora, build rirollata. Vedo cose, broken modem, non mi piace neanche un po', cose a caso. Di nuovo siamo abbastanza deboli, cioè prima eravamo più forti. Di nuovo una Goldom. Grazie, gioco, vuoi proprio far sì che io mi diverta come un matto e lo farò, cioè senz'altro, magari non tutto, ma cercherò sì di prendere un po' di valore, visto che probabilmente moriremo. Allora, cosa possiamo usare qua? Beh, intanto almeno le secret room andiamo a vederle, senz'altro, qui ce n'è una, molto bene, anche tu morirai, dammi steam sales o qualcosa, no, non mi dai niente, beh, non, puoi darmi quarter di nuovo, sei curioso di sapere se una volta ogni tanto potrei anche darci dei soldi. Qui entriamo senza prendere danno, il che è bene, se no rironeremo. Battle Bomb, che ha mancato clamorosamente, a quanto pare utile la Battle Bomb, questa là. Sono bravo, sono capace, dove sei, tizio? Dov'è? Ma dov'è? Eccolo là, è invisibile, hai più questo tizio, ok, dammi i più, ma io non sono un segno più, per cui posso vederlo probabilmente. Allora, Battle Bomb, abbiamo visto la super, no, quella è la secret room normale, forse la super secret può essere qua, di solito non ha altre stanze ai lati, no? Mentre la secret room, questa qua sopra, vedete che è tra due stanze, no? Tra questa e la stanza maledetta, la super secret di solito, non so, sempre, ma credo sì. Prenderemo danno qua, no? In sostanza, non è successo. Chi ha sparato questa cosa terribile? Ma è incredibile qua, non so come ha fatto a non prendere danno lì, fa lo stesso, perché c'è questo tizio, questo qua, praticamente fa un po' da tank, cioè nel senso prende danno al posto, cioè prende danno, prende l'aggro, per cui i mostri un po' si arrabbiano con lui. Pillola sconosciuta usata, end up, grande cosa, prendiamoci anche questa HP allora. E quella carta l'ho appena messa giù, ma già non so cos'era, ed era High Priestess, va bene, una carta a caso. Non so questo tizio cosa fa, tira le ossa, tira le ossa e può ucciderci, va bene.
carino, carino, divertente. Allora, quel tizio esplode a croce, cioè a croce, a X, ok? Devo usare termini facili perché il mio cervello riesca a capire cosa io stesso sto pensando dicendo. Quindi esplode a X, ok? E anche tu esploderai X. Non so perché ogni tanto si fermasse. Questi tastini gialli, dobbiamo trovarne tipo 3, credo, in giro per il livello, e faranno sì che si apra l'accesso alla fine delle miniere. Non so cosa sia che lo blocca, forse è Broken Modem, che ogni tanto blocca i nemici. Forse l'hanno resa anche un po' migliore di prima, che era veramente una schifezza. Quando lo prendevi piangevi degli occhi, cosa incredibile, soprattutto se pensiamo che stiamo giocando a Isaac. Per esempio la Super Secret Room potrebbe essere qua, vedete che non ha stanze adiacenti a destra e a sinistra, e infatti è qua, siamo i migliori. Questo tizio è quello che ci dà ricarica. Fra l'altro ho il D1 che non sto utilizzando perché sono uno sciocco. Questo tizio, se gli diamo soldi, ci dà cariche. Potrebbe essere super utile in realtà da utilizzare, e non lo farò. Tipo 2-3 soldi da un paio di cariche, quindi col D1 potrebbe veramente fare cose molto buone. Devo ricordarmi che abbiamo il D1 finché ce l'abbiamo, perché presto verrà rirollato. Tra l'altro veramente è oscena la nostra vita in questo momento. Abbiamo meno danni di quando si inizia il gioco, cioè all'inizio del primo livello. Non possiamo uccidere niente. Che li stavo per prendere danno così, di pura volontà. Andremo al boss? Probabilmente sì. Tanto cosa cambia in sostanza? Andiamoci, va bene. E chi è The Pile? Non so che sia The Pile, non so se ho mai trovato The Pile. Userò i Priestess? No, i Priestess è quella che tira giù il piedone, se non ricordo male. Questo tizio ci farà danno per forza, vero? No, okay, no, siamo... Ah, no, perché ce l'ha con il tizio, no? Ce l'ha con Scary Goat, come si chiama quel tizio? La capretta, non so neanche tradurla. È fortissimo Broken Modem, è diventato un oggetto fortissimo. Non fa più la gara a noi, fa la gara solo ai nemici. Ok, è veramente un buon oggetto se funziona così. Era veramente orribile prima, ma veramente, non dico da rirollare la partita, ma giù di là, una cosa del genere. Muori tizio, The Pile of Bones, abbiamo preso danno. Allora, abbiamo Clicker, che è il telecomando, che ci rirollerebbe anche personaggio proprio, cioè diventeremo qualcos'altro. Prendiamo questo, sì, senz'altro, va bene, damage range, tanto verrà cambiato. Abbiamo qualcosa di interessante. Tiras up quel tizio l'omino, è decente, decente qua la nostra build. Qui per entrare verranno richiesti dei cuori e lo faremo dopo. Adesso non voglio rirollare subito la nostra build, sarà una cosa che faremo in futuro. Cosa c'era nello shop? Nulla, c'era Grid, il malvagio, cos'è, avarizia, il malvagio avaro. Ci sono tutti, mi pare, i peccati capitali, sono 7 o sono 4? No, 4 erano le virtù, i peccati sono di più, no, lo diceva quel famoso detto. Allora, vediamo qua. Boom. Ok, ne manca ancora uno per completare il... Ha un nome, quella cosa. Mi viene Rail, Trail, Train, non lo so, non so dirlo in inglese, non lo so, in teatro non lo so in italiano, perché dovrei sapere, io lingua, la lingua madre. Ma mi viene ferrovia, ma... Avete capito? No, è impossibile capire una cosa che pure io ho capito. Prayer card darà degli HP, carina, sicuramente migliore di quella che abbiamo, ma prenderò l'oggetto misterioso che è GB Bug, ok? Hai cambiato, adesso mi segue. Non so come mai, una volta girava attorno e faceva danni, non so cosa faccia adesso. Magari hanno cambiato, magari è diventato fichissimo pure lui. Prima andava addosso ai nemici e forse gli facciamo un po' di... No! E non sapevo come evitarlo. La trottola! Questo oggetto è fortissimo con Bethany, ok? Personaggio nuovo che si può sbloccare. Intanto rirollati in qualcosa di misterioso, ma non andrò neanche a vedere, tanto stiamo per prendere un sacco di danni. Allora, non abbiamo top HP, senz'altro. E top HP mi servirebbero per fare quello che stiamo per fare, perché adesso in questa serie di Dedali vedete che abbiamo perso tutti gli oggetti, siamo base, non possiamo usare niente, le nostre stats sono tornate quelle di partenza, nulla si attiva, nulla si fa, zero bombe, zero chiavi, e dobbiamo riuscire a recuperare il secondo pezzo del The Knife, no? Che non credo possa essere rirollato, anche perché vedo che ce l'abbiamo ancora dopo aver preso 1000 danni. Qua possiamo capire più o meno cosa ci aspetta dopo, e adesso vedrete, perché in realtà mi preoccupa molto questa cosa, addirittura che ha fregato una stanza normale. Abbiamo il Dark Judah, a quanto pare, dovessimo morire adesso, credo ritorneremo come Dark Judah, ma vabbè, quello non ci interessa molto, non vorrei fare achievement, anche se Judah ancora non l'ho mai usato, quindi ok. Allora, seconda parte del coltello, pronta a essere presa. La lama, la mara lama della mia giustizia, e si va.
e ora dobbiamo scappare dalla madre. The mother, let's go. La madre fa cose molto antipatiche, soprattutto ci carica a testa bassa, e avendo solo la testa, il fatto che sia pure bassa non le fa molto onore. Possiamo cercare di non farci colpire, quindi mi colpirà subito, non bene questa cosa. E madre, ok, bene. Possiamo fare in qualche modo, insomma, attirare il suo aggro, quindi la sua voglia di farci del male da qualche parte, tipo qua in alto, e poi andare giù. Ok, intanto dobbiamo pulire, liberare la strada per poter uscire da qui. Di nuovo lo facciamo, ma non la mira. A quanto pare non posso colpire quelle rocce. Madre, madre, vai su, vai su. Ah, ci sei cascata, sei veramente una madre clamorosamente intelligente. E non io, a quanto pare. Io non sono madre e non sono neanche intelligente, per cui non c'è problema. Andiamo di qua, suppongo, qua prenderemo danno. No, perché siamo geniali. Usciamo da questa stanza, sì, per carità. Per carità, qui come faccio a evitarla? Qui in basso, senz'altro. Però devo anche riuscire a uscire, no? Da questo posto. Ma andrò nell'altro schema, qua sembra più facile evitarla. Era molto più facile, devo dire, assolutamente no. Ma grande strategia che ci porta fuori. Allora, qui non mi piace neanche un po'. Andiamo nel prossimo schema, via. Madre, vattene. Intanto non mi sono dimenticato che la nostra build è stata rirollata, quindi chissà cosa ci aspetta al prossimo livello, non lo so. Possiamo uscire da qui? No, dobbiamo tornare indietro. Siamo morti, ok? Qua prenderemo danno per forza? No, sono un pro del dojo. Cioè, esiste il dojo in questo dojo? No, sensei, non puoi dojare nulla. Non so perché ho preso questa cosa, forse basta premere questo bottone. No, devo prendere una bomba per proseguire, forse? No, forse sì. Sono un po' in dubbio sulla mia esistenza, quindi boh, porto via questa bomba a caso. Come faccio a uscire da questo posto? È libera la strada? No, assolutamente no. Va bene, è più difficile di quanto pensassi, e no, non stavo pensando a nulla, quindi non è che ci voglia molto per essere più difficile di così. Ma in realtà, dai, possiamo far funzionare i due neuroni rimasti. Dove è finita la tua bomba? No, si è buggata. Impazzisco, si è buggata, nel senso è finita lì. Ok, questo può essere un problema? Sembra un problema, onestamente. Vai! Ok, ho preso danno, quindi siamo rirollati ancora. Non bene, gioco, perché ti bughi in questo modo? Come faccio adesso a prendere quella bomba? Forse così? Assolutamente no. Un attimo, è un momento di crisi qua. Ok, così ce l'abbiamo fatta. Non era poi così complicato. Bomba che va lì. Madre, madre, non colpirmi. Madre, madre. Ok, è bastato chiederglielo. Madonna mia, che difficile è sta cosa. Via! Aiutami! Che sono incapace di intendere, di intendere. Sciocchezze, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso giusto qualche danno. Non ce l'abbiamo fatta per niente in realtà, perché è ancora qui lei la madre. Vorrei quella chiave, sì, probabilmente devo prenderla. Immagino servirà dopo, no? Per scappare da lei. Darò la colpa al gioco, no? Che mi si è mezzo buggato, se no io chiaramente ce l'avrei fatta. Non prendere danno lì? No, non è vero, in realtà. Ma quella bomba è scomparsa. Mi servirà probabilmente questa chiave per uscire dalla prossima. Ok, sì, era vero. Madre, sono qua, sono qua. Agatoro, aga, eh? Molto bene, ce l'abbiamo fatta, siamo usciti. Allora, bene, missione compiuta. Siamo fichissimi a quanto pare. Abbiamo triplo Brimstorm, abbiamo il Book of Sin che ci darà cose, tra cui una pillola sconosciuta che troviamo subito. Short Speed Up non ci interessa nulla, Addicted non so neanche cosa faccia. E Brimstorm, Magic Mushroom, abbiamo cose buone, molto bene. Sì, no, è buona, la build è super buona, ma non durerà molto a lungo. Allora, cos'altro vogliamo fare? Quindi non lo so. La Secret l'abbiamo trovata, Super Secret l'abbiamo trovata, il secondo pezzo del coltello ce l'abbiamo. Mamma mia, no. È complicato. Da quant'è che stiamo giocando, ragazzi? 47 minuti. Prenderemo due danni, quindi rirolleremo di nuovo la nostra build. Non bene. Non abbiamo HP. Moriremo orribilmente. E abbiamo qualcosa che può esserci utile? Lì vedo il Little Brimstorm. Abbiamo. Oh, una cosa potremmo fare. Visto che. E non lo farò, ma volevo solo mostrarvi come si può fare. Vedete che abbiamo Glitter Bomb, quell'oggetto in alto a destra, e abbiamo le Gold Bomb, no? Per cui se noi. Sì, abbiamo abbastanza pazienza, iniziamo a fare così. Almeno recuperiamo almeno tutti i cuori rossi, direi. E quando usiamo Glitter Bomb, c'è la possibilità che ci dia un oggetto a caso, no? Un pick-up a caso. Vedete che abbiamo delle bombe. Ci ha dato un cuore rosso. Potrebbe darci carte, cuori blu. Ok, così abbiamo recuperato i nostri cuori. Questo è già un buon risultato. Non sarebbe male almeno un bel lockdown, no? Facciamo un altro tipo decina di volte, giusto per vedere se riusciamo a trovare, non so, magari il cuore blu sarebbe utile, una carta decente, una pillola diversa da lockdown, probabilmente sarebbe buona lo stesso. Non voglio andare avanti mezz'ora, ok, una chiave, la prendo volentieri, grazie gioco. Due chiavi a quanto pare, dammi il prossimo oggetto che sia decente, la bomba no. Mi va bene una carta, mi va bene un HP, mi va bene una runa, va bene qualsiasi cosa tu voglia darmi, diversa da quello che mi stai dando sostanzialmente. È una trollbomb, no grazie, no grazie, no grazie. Va bene, mi sono più o meno stufato, quindi credo che smetteremo. Al prossimo oggetto smettiamo. Non alla chiave, intendo al prossimo oggetto. Ok,
ok, due bombe, va bene, c'è cosa, 5 soldi, va bene, prendiamoli, prendiamoli, andiamocene. Qui in realtà, se si ha abbastanza pazienza e non si ha nient'altro da fare, probabilmente si può recuperare tipo tutto, tutti gli HP, cioè volendo un po' di pazienza. Lascerò giù il trinket, anche se è un buon trinket, mi pare dia la possibilità di trovare delle reroll machine nelle stanze degli oggetti, forse, forse no. Lo lascio qua perché poi tornando indietro, se mai dovessimo riuscire, quello si trasformerà in un oggetto. Dubito, perché adesso andiamo con 6 HP in un livello che ho fatto tipo due volte e non sono capace, ok? Quindi figuriamoci. Tra l'altro è pure la stanza sbagliata, perché se vogliamo fare dogma non dovremmo andare di qua, ma non importa, insomma noi andiamo dove ci pare, no? Vediamo cosa succede. Castle of the Blind poco importa, non vedremo gli oggetti che andremo a raccogliere, tanto verrebbero comunque rirollati, li avremo comunque presi. Allora qui è un po' problematico perché è difficile, cioè difficile soprattutto se non si conoscono i mostri che si stanno affrontando. C'è qualcosa che devo sapere della nostra build? Abbiamo un oggetto di gappi, abbiamo niente, no, non devo sapere niente, a parte che abbiamo lì il Brimstone che sarà un po' la nostra fonte per fare i danni. Cosa succede qua? Non c'è nessuno? Bene, buono, grazie gioco. Qui niente, qui potremmo cercare un po' di cuori. Abbiamo quanto di fortuna? Leggermente positiva, va bene, abbiate un po' di pazienza, prendiamo, eccolo qua, vai. Allora, questa macchinetta può darci, allora, una volta poteva dare la palla, la palla della lettura della fortuna, no? Avete chiaramente capito cosa sto intendendo, quell'oggetto lì che era anche carino, può darci delle carte, dei trinket, dei cuori blu, ok? Credo dipenda dalla nostra fortuna, che non è molto alta, è 0,79, fosse 0,69, allora sì, sarebbe veramente alta, ma non importa, comunque ok, ci darà un sacco di piccole informazioni a caso su morirai da solo, morirai un giorno, e poi ci porta sfiga in sostanza, non lasciarla a casa, comunque non l'avrei fatto, siamo in quarantena, vai fuori, non posso. Siamo in zona rossa, no, non siamo più rossa, siamo in arancione in questo momento. Cambio di colori. Credo spenderò tutti i soldi in sostanza perché probabilmente. Boh, no, in realtà dobbiamo ancora vedere lo shop. Sì, ma è un errore allora spendere tutto. Va bene? Non sei dato niente, non HP. Questa cosa fa sì che quando si raccolgono soldi ci dia un cuore rosso, che sarebbe super combo, no? Anche con questo oggetto. Ma sì, andremo a rirollare 10 volte la nostra build e finirebbe tutto nel disastro. The Fool è buona, The Moon ancora meglio. Non ci porta qui, forse c'è un bottone? Sì, lo sapevo, ma quanto pro sono, ragazzi? Cioè, ormai questo gioco lo capisco in sostanza. Perché dite, come mai c'è una carta che non si può raggiungere? Che intelligenza, che capacità deduttiva incredibile. Non so cosa devo fare. Mi sembra problematica questa cosa, è difficilissimo, è impossibile arrivarci da soli. E la cosa più facile che mi viene in mente è mettere una bomba qui. Ah no, ok, quindi forse facendo così? No. Allora, immagino che si debba usare quella cosa, no? A tirarla, far sì che vada in giro e ci preme i bottoni, ma la bomba fa sì che si esca da questa stanza, direi che è un buon risultato lo stesso. Molto male, infatti, avrò fatto danno. Carinissimo quello che stiamo facendo. Figata! Quindi cosa abbiamo? Che fa? Abbiamo Continuum, che ci permette di sparare oltre lo schermo. Il laser, di nuovo Incubus, super forte, o Succubus, non so chi sia, uno dei due, uno, non lo so. Abbiamo 2 di danno, no, 8 di danno. Questa build non è male. Non abbiamo però HP. È un disastro, moriremo di nuovo. È il danno del tap che forse è meglio usare, prima che venga rirollata. Ok, le possibilità di arrivare alla fine del gioco diventano sempre minori, tanto più si abbassano i nostri HP. Ok, va bene. Oh, abbiamo anche Mob the Void, a quanto pare, che è buono. È questa cosa che, se teniamo caricato abbastanza, fa questo circoletto, che una volta era fortissimo, adesso è ancora forte, ma non dà più i cuori neri. L'oggetto là sopra, tipo Crooked Penny, no, non so cosa sia, in realtà invento le parole, è una sorta di raddoppia tutto quello che c'è nella stanza o eliminalo tutto e dai una monetina, quindi non proprio il massimo. Queste cose esplodono, ma ci va di super lusso, vogliamo, no, bombe no, chiavi non ci servono, qui possiamo entrare, ma per uno scrigno grigio non credo ci serva. Ci servono degli HP in sostanza, e sono andato a incastrarmi da solo lì, ma non so come fare qua. Allora, adesso cosa abbiamo? Abbiamo quella cosa che ci toglie gli occhi, credo, e ci dà, vediamo, sì, ci toglie un occhio e ci dà un orbitale, c'è una cosa che va in giro. Abbiamo Techex, abbiamo le 9 vite, chissà se le 9 vite si conservano, non credo. Abbiamo un HP, questa stanza è un disastro. Aspettate un attimo prima di andare qua. Va bene, facciamolo. Corri. Ok, ce l'abbiamo fatta, non era poi così difficile, non era poi così un disastro. Visto un coltello partire, ok, il coltello giustamente non viene rirollato. Dark Bam non bene perché, questi tizi quante volte ritornano? A volte ritornano, ma ok, gioco, abbiamo un HP, non abbiamo più 9 vite. Penso che siamo arrivati alla naturale conclusione di questa run, ma io credo ancora nel mio potenziale e prendo un cuore, ok.
Allora, vista la situazione un po' imbarazzante, cerchiamo di vedere se per caso qua non c'è una KP. E non c'è una KP, quindi avevamo ragione in sostanza. Un cuoricino? Sì, grazie, gioco, lo voglio. Un cuoricino? Lo voglio anche lui. Tu cosa sei? Non ho soldi per prenderti, quindi non c'è problema. Dilapidare le nostre fortune? Sì, 17 bombe, facciamolo. Pronunciato a caso sembra un'ottima idea. Ecco, questo in realtà ritengo che sia una pessima idea. Quell'oggetto che abbiamo non so bene cosa faccia, forse rallenta una stanza per un breve periodo, ma tanto è pure scarico, non è che ci interessa molto. L'oggetto di salvezza, Wooden Nickel, non è un oggetto di salvezza, ci darà una monetina. Va bene, gioco complicato, ma anche tu mi stai effettivamente dando poche risorse, cioè questo sia chiaro, un po' ti odio per la violenza che hai nei miei confronti. Qua forse si poteva usare una bomba sola, ma non importa, sciallacquiamo, dammi un HP, gioco malvagio, non mi far morire in questo modo orribile. Quasi buono, può migliorare, è migliorato, ok, bene. 2 HP, oh, questa è una gran cosa. Allora abbiamo 5 cuori rossi, un cuore blu, nel cap, 12 bombe, diamo un occhio se per caso c'è una super secret. C'è una super secret, potrebbe esserci qualcosa di buono. E c'è un Eternal Art che prenderò dopo, perché dopo ho scontato di sopravvivere. Qui, no, sì, qui c'è il boss, vero? Sì, ok. Mamma, questo l'ho trovato una volta e mi ha ucciso, quindi per ora... bene, cioè buon inizio comunque, finire lì, build rirollata, niente di interessante, cioè niente di interessante, mi ha preso, cioè questo tizio, a parte che ci ucciderà orribilmente, cioè sono abbastanza sicuro di questo, mamma mia, che male che fa, adesso abbiamo una buona build, cerchiamo di tenerci distante, abbiamo anche Kendall che fa un sacco di Kendall, che è super forte, tra l'altro, fa un sacco di danni, quel tizio sembrava morto, ma in realtà stava solo aspettando che noi lo pensassimo per poi attaccarci, evidentemente è fortissimo questo boss, cioè fortissimo, perché io sono scarsissimo, ce l'abbiamo fatta, pazzesco. Allora, la Bibbia non mi serve a niente, smettila di darmi la Bibbia, terremo Red Candle finché si può. Abbiamo solo 3 HP, per cui ci ha rirollato togliendoci gli HP, questo è un problemone. Avevamo però un Eternal Art qui, che prendiamo così da andare a 4. È un gioco a consumazione, quella era la Bibbia, ok. E scendiamo. Abbiamo anche Proctosis, quindi abbiamo un problema agli occhi, perché credo sia una malattia degli occhi, suppongo. Allora, Genna 2, la build non è male in questo momento, Proctosis è buono, Tears Up, questo oggetto qui, che è qualcosa che non mi ricordo, ma ha un tipo Judas qualcosa, eppure un oggetto piuttosto buono, questi ti si infranno danno, okay, non c'era dubbio, sono super agri, cioè proprio ti attaccano in giustezza, build rirollata, orrenda sembra, tipo non abbiamo danno, non bene, abbiamo 2-9 di danno, abbiamo 5 di Terrain però, che dovrebbe essere buono, Judas Shadow di nuovo, non ci interessa molto, ok, niente, va bene. Dovrò valutare come fare a fare queste run, perché è molto complicato riuscire a sopravvivere abbastanza, soprattutto se il gioco continua a togliermi gli HP. Ora, normalmente, di solito, quando si rirollano le build, tende a ricordare, no, gli HP e gli oggetti delle trasformazioni. Quindi mi sarei aspettato un giorno, no, di diventare Gappi, magari con un po' di fortuna, o prendere Span e tutte le trasformazioni che ci possono dare. Bel danno, dove siamo finiti? Beh, quello veramente non l'avevo visto. Allora sono veramente stupido se prendo danno in questo modo. Per prendere un cuore ne ho persi 3, non male. Abbiamo un sacco di HP adesso, come mai? Perché non vedo nessun oggetto che dà HP, tranne quei due. Ok, va bene, proseguiamo. Cosa stiamo facendo? Cioè, che razza di... che attacco abbiamo? Cioè, è fighissimo! Non so cosa sia, ma è fighissimo. Questo è Tech-X? No, è il... non lo so, è... non è Tech-X. È... abbiamo Alimental. Alimental potrebbe essere una figata, se funziona. Quindi eviteremo di prendere il primo danno nelle stanze, quindi grande cosa. La build è un po' orrenda. Cioè, ok, abbiamo preso il primo danno e abbiamo preso anche il secondo, ma allora veramente me ne cerco. Ok, anche il terzo a quanto pare, va bene, non abbiamo più l'oggetto che stavo cercando di usare. Abbiamo questa cosa incredibile che lancia i fantasmini, abbiamo un buon danno, le carte che non ci ha dato, cose che non ci servono, Straw, vabbè, non serve un granché, non saprei neanche come utilizzarlo. Questi tizi che sono mica quelli che si raddoppiano. Sì, sono quelli che raddoppiano e triplicano. Siamo morti in questa stanza, suppongo? No, a quanto pare c'è il modo di ucciderli, senza che siano loro ucciderci. E anche, no, reroll di nuovo. Disastro totale, non devo prendere un altro danno, oppure siamo molto vicini alla morte e che non so come l'ho evitato, non l'ho evitato in realtà, qualche orbitale forse mi ha salvato, non lo so, non so cosa fate voi e immagino vogliate uccidermi, ma quella è una cosa abbastanza comune. Ah no, niente, non fanno niente, nel senso che devo solo usare i bottoni, soldi, va bene, può esserci una
Secret qua, magari sarebbe comodo. Non c'è, va bene. Potevamo entrare poi nella stanza lì. Non ci interessa. No, grazie. Gioco, cioè, grazie il gioco, perché ho pensato a me. Anche questo è problematico. Sì, è problematico. Non credo che una mente sana potrebbe prevedere cosa fa quel tizio, non la mia. Ora, posso immaginare che qui dietro ci siano i tastini, i bottoni, per arrivare poi a quei chest? Sì, è vero, è esattamente così. Sono un genio. Cioè, veramente, le mie capacità deduttive la mattina, cioè, non so, sconvolgono chiunque non le abbia, le capacità deduttive. Oh, questo ragazzo comprende cose. E in teoria sarebbe normale, no? Siamo esseri umani, dovrebbe capitare, ma non è il mio caso. Doppia set, dammi dei HP. Ok, abbiamo HP. Finalmente, gioco, stai dando cose abbastanza utili. E ti ringrazio. Cioè, grazie, ma no, grazie. 11 bombe, va bene, facciamolo. Magari c'è un cuore nero. No, c'è un tizio che vuole ucciderci. Magari c'è un cuore nero. No, nulla, nulla. Due teschi, un teschio, tre teschi. Nessun tesco. Il gioco dei due, tre teschi non ha portato molti effetti. Due bombe per provare a prendere un HP. Va bene, proprio perché siamo disperati. Credo si possa fare. Vai, bomba, dammi un HP. Mi hai dato mezzo HP. No, Dark Bomb, è mio quel tizio. Lasciami il mio cuore. Perché non hai cuore? E, ok, è andata, va bene, va bene, va bene. E, va bene, idem, super figa, niente da dire. Cioè, veramente un personaggio fantastico, divertentissimo. Preso danno, non era abbastanza imbarazzante. Di nuovo siamo scesi a 4 HP. Gioco, basta danneggiarmi in questo modo orribile. Credo in realtà, questo per intenderci, che sia già un gran risultato essere arrivati fin qua, Oh mamma, questo è proprio brutto però, questo qua, dovrebbe essere quello che ci dà, no, è quello, non lo so, prenderò l'altro che è Monster Tooth, niente, un oggetto attivo che non ci serve, avrei dovuto prendere l'altro, tanto saremmo stati rirollati dopo 2 secondi, quindi ci stava, dopo 2 secondi scelgo Pollo Gumbao, se esiste, non lo so, e scelgo, oh no, ho preso danno, sconvolto dal fatto che la tortizia si fosse ghiacciata. Allora, abbiamo ancora per qualche motivo il damage up del fatto di aver preso danno prima, abbiamo... Giuda Shadow, quante volte ce lo stai dando? Mark, Banshee Tears e nient'altro. Quindi andiamo il boss. Moriremo, tipo, senz'altro qua contro la madre. Ma l'ho già detto qualche altra volta, non è ancora mai accaduto. Quindi potrebbe anche accadere che non si muoia. Suppongo se... No, questi tizi... Ok, ci dovranno fare i fatti loro. No, grazie, la madre che ha provato Brimstone. No, brutto danno, brutto danno. Brutta situazione, non mi piace, non dovrei stare qua sopra forse, no, sembra un buon posto per stare in realtà, ma dobbiamo cercare di concentrarci, disse il pomodoro, pomodoro concentrato, no? Concentrandosi mi sono schiantato di mia volontà contro la madre, non bene ragazzi, non bene, ma ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, dai, ancora evita con stile, non evita di corno, triplo attacco e pestata finale, siamo tornati come Dark Giuda, a quanto pare, quindi sì, non so cos'ho, ho uno strano cuore che spero non sia Isakart. Ok, voliamo. Buona sapersi, la madre ci farà fuori. E rirolleremo ancora o siamo Dark Giuda adesso, ufficialmente. Però abbiamo uno shop, ho preso danno, non so come. Ma scusate, ma se volo, perché queste cose mi hanno danneggiato? Perché non saranno state quelle a danneggiarmi, suppongo. Ed è vero, mi dai ultra grid quando ho ultra bisogno di un po' di... Ah no, beh, avrei bisogno di un po' di HP. Va bene... Ci proveremo un cuore e mezzo, andiamo a vedere se per caso si sopravvive. Ci sarebbero altre cose da fare in realtà in una situazione così disperata, tipo cercare un HP, provare un po' di stanze segrete, magari le super secret, qui potrebbe essercene una. Buono sapersi che abbiamo questa bomba, potremmo utilizzarla per il madre. Batterie non ci servono, va bene, forse le bombe possono portarci in qualche modo alla vittoria. Soprattutto se posizionate a caso dove non possono far danno a nessuno, non so cosa mi ha colpito lì. Ok, imparerò i suoi pattern di attacco un giorno. A quanto pare ogni tanto fa quel triplo attacco potentissimo. Brimstone ha colpito, ma ha colpito anche me. Siamo morti, ragazzi. Perché un'ora di gioco per arrivare fino a qui e morire orribilmente, va bene. È stato un po'... è stato divertentissimo, figata, Eden, Tainted Eden, figata, pazzesca. E non so se c'è una strategia da utilizzare, forse sì, magari prendere più oggetti passivi possibili, o non lo so. Errore principale, secondo me, è pazzesco, è che quando abbiamo avuto Holy Mantle, che era perfetto per questo personaggio, mi sono emozionato, ho preso 2 danni, tipo di fila, tutti idioti, chiaramente prendendo meno danni,
si rirolla meno spesso, cioè è fattibilissimo, cioè ve lo dico, non è che è impossibile battere questo gioco, anzi. E Tainted Eden non abbiamo proprio sbloccato assolutamente nulla, lo faremo ma in un altro video, visto che ragazzi che ore sono? Le 9:20, non è neanche tardissimo, e ora devi lavorare un po', ragazzi, arrivo ai vostri messaggi su Skype, sto arrivando, non vi preoccupate. Comunque ragazzi, grazie per essere stati con me durante questo incredibile trip mentale nelle fantasie oscure di un bambino problematico, che è sicuramente un frignone, ma con la vita che ha passato, vista le storie di Isaac, non è neanche così terribile, non accusiamolo di ciò che è diventato. Io ragazzi vi saluto, siamo a 269 token Edens, da notare 269, cioè non può essere un caso che il numero è comparso così, quindi se non è un caso è chiaramente un segno del destino. Se vogliamo credere a queste cose, io ci voglio credere perché 69 non mente mai. Detto questo ragazzi, io vi saluto, per il video di oggi è tutto, un saluto alla prossima, Lorcane, bye bye.